Ciao a tutti e buona giornata. Ci mettiamo a vivere questa giornata nella luce del risorto, vivere questo tempo nella luce del risorto. Certo che se fossi stato io un po' al posto di Gesù, qualche cosa avrei avuto da dire a Tommaso e lo abbiamo ascoltato nel Vangelo di ieri. Invece, vedete, è incredibile come Gesù sappia ribaltare ogni situazione che a me, forse a noi, sembra possa avere ben pochi sbocchi. E così prende per mano Tommaso, anzi lo invita a mettere mano. Il risorto prende nuovamente l'iniziativa perché crede che Tommaso possa fidarsi di lui, possa riconoscerlo dentro le ferite. Allora mi veniva da pensare a questo: vigore e tenerezza. Sono il vigore e la tenerezza che fanno esplodere Tommaso in quello stupendo mio Signore, mio Dio. Ecco, mi affascina pensare al risorto tra vigore e tenerezza. Sapete che qualcuno si è espresso rispetto a questo tempo che stiamo vivendo dicendo che ora è il tempo dell'audacia. Forse è proprio così, tempo dell'audacia. Ma per noi uomini e donne della Pasqua, questa audacia non può che scaturire dal vigore e dalla tenerezza del risorto. Ecco allora questi giorni ci viene indicato appunto dal Vangelo che ieri la liturgia ci ha donato come un po' un faro per tutta la settimana. Questi giorni lascia che il Signore risorto entri nelle porte chiuse, entri nelle porte chiuse che bloccano un po' la tua vita. Quei luoghi dove vorresti che nessuno entrasse, quei limiti, quei difetti, quelle brutture, quelle chiusure, quelle paure. Ecco, lascia che il vigore e la tenerezza del risorto possano abitarle. Ecco, credo che se sapremo fare così, quel vigore e quella tenerezza diventeranno un po' anche le nostre. Allora sì che sarà il tempo dell'audacia. Buona settimana, ciao a tutti.